fare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me. Più in alto no, salire io non so. Tutti i problemi miei, quello che non va, tutta fida a te, e se forza io non ho per servire te, pensaci tu, io lascio fare a te. Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando. Futuro tu, non vorrei di più, Gesù, adorare te, parlare con te. Pace a te, anche oggi siamo insieme e vogliamo ringraziare Dio. Io spero che il desiderio tuo sia quello di spendere la vita per il Signore, non quella passata, a partire da subito. E molti lo dicono spesso, ma realmente non cominciano mai. Peccato. Bisogna partire. Bisogna muoversi, se no cantiamo, che cosa cantiamo? Diciamo cose che non sono vere, usiamo la bocca per dire bugie, invece no. Dobbiamo gradualmente, ogni volta che apriamo la bocca, dire quello che il cuore dice, perché se no usiamo la bocca senza sapere, cioè non abbiamo inserito la mente. E andiamo a ruota libera, diciamo che facciamo rumore. Noi ogni volta dobbiamo riflettere e dire: Signore, sì, voglio fare così. C'è sempre un momento che possiamo partire ed è questo, adesso. Ieri non puoi più tornare indietro, domani può darsi. Il presente è quello che conta. La tua decisione è al presente e puoi continuare. Si dice che il passato è come un sogno, hai fatto qualche sogno, è già passato. Il futuro è come una visione, tanti progetti, ma quanti non vengono raggiunti? E allora qual è il momento migliore? Adesso. mentre siamo ancora presenti, mentre possiamo decidere, facciamo bene a decidere nel dire: Signore, voglio dedicarmi di più a Te e voglio cominciare subito, voglio cominciare in questo momento, Signore. Sì, Te l'ho detto tante volte, ma adesso basta, voglio proprio cominciare. Sì, mentre sono qui alla Tua presenza, mentre ascolto la Tua parola, aiutami a fare un passo di fede, prendere la decisione di servirti meglio, di dedicarmi di più, ed anche i talenti che Tu mi hai dato, di farli fruttare. Forse ne hai uno, due, cinque, forse ne hai addirittura 10. Noi siamo responsabili di quelli che il Signore ci ha dato. Li vogliamo far fruttare subito. Possono essere talenti naturali o spirituali. Servono l'uno e l'altro. Nessuna delle cose che abbiamo imparato possiamo dire che non servono. Servono anche nel campo del Signore. Tu puoi essere un bravo ragioniere, ma perché nella Chiesa c'è bisogno anche di uno che porti la contabilità? Puoi essere un grande musicista, ma perché nella Chiesa non c'è bisogno? Quello che tu sei, il regno di Dio è un parallelo del regno naturale, perciò qualsiasi impegno può essere usato. Tutto quello che tu hai costruito fino in questo momento, prima di buttarlo via, pensaci due volte, perché ti può servire. E benedetto sia il Signore. Sì, vogliamo pregare il Signore che ci dia una parola che ci porti avanti per crescere nella fede. Preghiamo insieme. Invitiamo lo Spirito Santo che accenda la luce sulla Sua parola. Dico spesso e lo voglio ripetere: se noi prendiamo la Bibbia a mezzanotte, con la luce spenta, la apriamo mentre stiamo a letto, cosa vediamo? Niente. Quando accendiamo la basciù, allora possiamo leggere. Così è quando leggiamo la parola del Signore. Abbiamo bisogno della luce dello Spirito Santo, perché solo la parola letteralmente non dice granché. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo scenda più in profondità, non nella parola, ma la parola la porti in profondità nel nostro cuore per farci comprendere quello che ci vuole dire. Perciò abbiamo bisogno. Ricordati tutte le volte che ascolti la parola, tutte le volte che leggi la parola, tutte le volte che preghi, ci sia un desiderio costante dentro di te. Parlami, parlami. Ricorda quel giovane Samuele che imparò a dire: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Ascoltare, quando Dio dice nell'Antico Testamento ascolta Israele, non vuol dire soltanto udire, vuol dire ascolta per mettere in pratica quello che stai ascoltando. Metterci l'attenzione, metterci la volontà, metterci il cuore. Facciamo così, andiamo al Signore insieme, dai, chiudi gli occhi. Apri il cuore e andiamo al trono della grazia di Dio, dove Cristo è seduto alla sua destra. Signore, grazie. Grazie che ci dai l'opportunità di essere insieme con la sorella, col fratello, tutti insieme in questa riunione davanti a Te. Non sappiamo quanti ce ne sono, ma Tu ci vedi singolarmente e siamo tutti in prima fila davanti a Te. Signore, noi Ti presentiamo tutti coloro che siamo insieme, fino all'ultimo banco. Alleluia! Anche se l'ultimo banco si trova all'altra parte del globo, Signore, Tu sei lì. Opera, parla, incoraggiaci e facci prendere sante decisioni di piacere a Te di più. Te lo chiediamo tutti insieme, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Abbiamo cantato "La vita mia per te spendere vorrei". Quando cominciamo a camminare con il Signore ci sono tante cose, ma tra le tante cose c'è anche la persecuzione. Questo non ti piace tanto, no? Ma comunque nel pacchetto che dice Gesù, in tutto il programma c'è anche questo. Leggiamo insieme in questo tempo, insieme a persecuzioni, e leggiamo Marco 10, 29 e 30. Così, per la franchezza che Gesù usa, Gesù non delude nessuno, dice sempre ciò che ci sta davanti. Leggiamolo insieme. Gesù disse: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, o a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Insieme a persecuzioni. Beh, uno dice, ma come si fa a avere tutto questo? E beh, ti posso dire qualche cosa, no? Siamo 10 fratelli, ho 9, qualcuno è morto, ne ho 10. Mentre sei in giro per l'Europa, se giro adesso per l'Europa e vengo a Catania, a Messina, a Palermo, a Milano, sa quanti fratelli e sorelle ho? Solo Dio lo sa. E ci vogliamo bene, più che fratelli naturali. Non ti dispiaccia, ma è così. Perché lo Spirito Santo fa qualcosa di grande, di speciale. Infatti ci fa sentire tra noi credenti come se fossimo cresciuti insieme. Tu quanto mi guardi, sorella, fratello, se sei spiritualmente sana, ti sembra una persona di famiglia, ti senti così legato, così ben insieme, che ci vogliamo bene più dei nostri stessi familiari, cugini, parenti. Tu dici, può essere? Certo, lo so perché è così. E benedetto sia Dio, perché noi apparteniamo al Signore. Non c'è un'istituzione al mondo così legata come la Chiesa di Gesù Cristo, perché noi siamo legati nello Spirito. Lo Spirito Santo ci unisce. E a Dio sia la gloria. E ogni credente che è nato di nuovo può confermarlo solamente, perché questa è la verità di Dio. Quando Gesù dice in verità, o solo in verità, vuole dire questa è la verità di Dio. La verità di Dio non è la verità secondo me, secondo te. Insieme a questo però c'è persecuzione. E beh, questo da che mondo è mondo è stato sempre così. Tu dici può essere? Certo. Nella prima famiglia che Dio stabilì sulla terra, Adamo, Eva, Caino e Abele. Che cosa successe a questi due? Ce n'erano tanti altri perché erano passati centinaia di anni. Il riferimento è soltanto questo. Ci scappò il morto. Perché? Perché Abele aveva fatto qualcosa che piaceva a Dio. E Caino, anziché copiare e dire faccio pure io così, perché così piaccio pure io a Dio, disse ah, questo me lo devo togliere davanti, perché mi dà proprio fastidio. Perché dietro le quinte, dove tu abiti, non è che dobbiamo tornare nell'Eden. Ci sono delle forze dietro le quinte, che quando tu dai il cuore al Signore e seriamente lo cominci a seguire, ti succede di tutto e di più. Gesù l'ha detto, perciò se ti sta succedendo non ti sorprendere, il Signore te lo sta confermando perché fa parte dell'essere cristiani, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Leggiamo anche questo, così resta chiaro in mente. Ci sono delle forze, degli esseri senza corpo dietro le quinte che non vediamo, ma che Dio tiene sotto controllo. Leggiamo in Efesini 6,12. Così partiamo col piede giusto per sapere che intorno a noi ci sono delle forze. Il nostro combattimento non è contro Caino, contro Enò, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, contro esseri senza corpo che sono nei luoghi celesti. Quando parliamo di luoghi celesti, molti pensano, oh, nell'altro mondo, dall'altra parte. È vero che secondo la Scrittura c'è il primo e secondo terzo cielo, dove Dio abita, dove ci sono queste forze. Però queste forze cominciano da dove siamo noi. Il cielo dove comincia? Comincia sotto i nostri piedi, perché si dilaga, si dilata ed è tutto cielo. È giusto. E allora dove sono queste forze? Sono tutte intorno a noi, intorno a te, che cercano di fermarti quando specialmente cominci a voler seguire il Signore. Eppure noi dobbiamo saperlo, e proprio perché lo sappiamo, dobbiamo proprio essere più forti e mantenere un rapporto continuo con Dio che sopperisce alle nostre debolezze e che ci fortifica. Con il Signore tutto è più facile. Non ci accadranno, ci accadono, ma con Lui. C'è un verso nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 8, verso 31, che ci dice qualcosa di bello. Leggiamolo insieme e poi andiamo avanti. Dice, se Dio... Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Si potrebbe anche dire diversamente. Poiché Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Tanti, ma chi è più forte? Dio. E se noi siamo con Dio, stiamo a posto. Giusto? Io credo così. Leggiamo insieme un profeta di altri tempi, che Dio lo chiamò in un momento particolare, dove c'era un giudizio di fronte e Dio voleva avvisare il popolo, proprio come fa con noi, quando ci chiama. Noi che cosa stiamo facendo stamattina? Stiamo predicando il Vangelo per dire che ci dobbiamo ravvedere tutti a partire da me, perché Cristo sta per ritornare e i tempi del suo ritorno sono vicini. Ma ci sono due cose. Per chi aspetta Cristo il meglio sta davanti. Per chi non conosce Cristo il peggio sta davanti. Perciò noi siamo autorizzati da Dio, siamo ambasciatori di Cristo per dire: ravvedetevi, riconciliatevi con Cristo perché il tempo è vicino. Mentre lo diciamo agli altri, lo dobbiamo applicare a noi, perché sennò diventiamo persone che non sanno quello che dicono. Ci sono purtroppo anche questi che dicono: fa come ti dico io, ma non fare come faccio io. Però Gesù ha fatto un'altra cosa. Negli Atti degli Apostoli all'inizio dice: ti voglio dire, carissimo Teofilo, quello che Gesù prese a fare e ad insegnare, cioè il nostro Maestro ci insegna come mettere in pratica ciò che diciamo, piano piano. Però non ci dobbiamo addormentare, deve essere una crescita continua. Leggiamo questo profeta Amos, che arriva parlando di un animale pericoloso, il leone. Leggiamo nel capitolo 3, verso 4. Dice così: ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? Il leoncello fa forse udire la sua voce dalla tana se non ha preso nulla? L'idea che il leone ruggisce se c'è la preda vuole dire: il Signore manda i profeti, gli dà voce per proclamare un messaggio importante. Io sembro morbido mentre parlo, giusto, però realmente dentro di me il Signore mi dà la forza di un leone per portare il messaggio a te. Che è tempo che ti accosti a Dio, che dai il tuo cuore al Signore, perché davanti ci sono due cose. Se tu sei salvato, c'è il meglio davanti a te. Se non sei salvato, se non sei salvata, il peggio sta davanti, perché il Signore sta per ritornare. Leggiamo nel verso 8, dove continua su questa scia del leone. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Cioè vuole dire, se Dio ci parla, noi dobbiamo proferire la parola di Dio con la stessa sostanza, con la stessa forza che ci viene dato. Non dobbiamo trattenerci nulla. Certo che non tutti ci battono le mani, ma non ha importanza, perché abbiamo già detto che Gesù ci ha detto che insieme a tutto c'è la persecuzione. E anche questo profeta lo sapeva. Dice, il leone ruggisce, crea paura. Se Dio ci chiama a parlare, noi con riverenza e timore dobbiamo parlare. Lui vuole dire proprio questo: se io vi parlo, perché il popolo non accettava ciò che diceva, però io ho qualche cosa dentro che devo tirar fuori, perché Dio mi ha chiamato. Bellissimo. Dobbiamo parlare. Questo mandriano fu chiamato in un momento particolare. Nel contesto di questo messaggio, il Signore ci invita a camminare insieme con Lui, nel contesto del suo messaggio. Dio gli dà una parola speciale. Attraverso tutto il messaggio di quest'uomo, Dio comincia col dire: io ho conosciuto solo voi, il popolo di Israele. A noi dice la Chiesa, perché siamo la Chiesa di Cristo. E adesso perché andate per i fatti vostri? Se noi dobbiamo camminare insieme, io ho conosciuto voi, mi sono fidanzato a voi, dice addirittura, perché ognuno cammina per i fatti suoi? Perciò nel verso 4, nel capitolo 3, dal verso 1 al verso 8, dice: cerchiamo di camminare insieme. Ascoltate questa parola che il Signore pronuncia contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia che io ho condotto fuori dal paese di Egitto. Parla già a coloro che hanno ricevuto beneficio da Dio, perché sono stati chiamati da Dio. Mi chiedo se tu sei nata di nuovo, sorella. Fratello, se tu sei nato di nuovo, non siamo stati chiamati anche noi? Loro dall'Egitto, dalla schiavitù del faraone, noi dal peccato, dalla schiavitù di Satana. Questi paralleli vuol dire che il Signore sta parlando a noi, non a Israele, a noi, Chiesa di Gesù Cristo. Leggiamo il verso 2 e poi continuiamo. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. Parla di giudizio. Due uomini, la domanda è, camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Come dire, perché non ci accordiamo? E dice, ruggisce forse il leone nella foresta se non ha preda? Il leoncello fa forse udire la sua voce dalla tana se non ha preso nulla? Cioè Dio dice, se io parlo vuol dire che ho qualcosa da dire. Leggiamo ancora. Il Signore ha qualcosa da dire a noi oggi. Leggiamolo insieme. Cade forse l'uccello nella rete a terra se non gli è tesa una trappola? Scatta forse la tagliola dal suolo se non ha preso qualcosa? Squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? È un linguaggio un poco rozzo questo di Amos, però è chiaro e comprensibile. Forse non tanto a noi questa mattina perché non veniamo dalla coltivazione come contadini, però per loro era molto chiaro, ma è chiaro anche per noi. Con un linguaggio ruvido e simbolico, ma chiaro per loro, il giudizio era imminente e Dio voleva risparmiarli. Alleluia! Dio li voleva risparmiare e mandava un messaggio attraverso il profeta Amos. Dio ci vuole risparmiare e manda un messaggio oggi, quello di Amos, che ha appropriato a me e a te in questo tempo. Il giudizio è più vicino di quanto noi pensiamo. Intorno a noi ci sono venti di giudizio. Vuoi che il Signore non sa niente? Abbiamo appena letto nel verso 6 che abbiamo letto insieme. Rileggiamo il verso 6 e 7. Dio non sa nulla. Squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi, piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Oh, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Nella parola del Signore, quello che sta accadendo è già scritto. Gesù ne ha parlato abbondantemente. Questi sono i segni degli ultimi tempi, perciò il messaggio non è a quelli del tempo di Amos. La parola di Dio, quando viene amministrata, è come la pioggia, è quello che sta dicendo oggi a me e a te. Sturiamoci gli orecchi per comprendere. Perché quando guardiamo intorno a noi, i tempi sono maturi, tutto quel che accade. Sai che oggi basta un bottone della bomba atomica che non ci siamo più? in alcuni stati degli Stati Uniti stanno già facendo le prove per come difendersi dalla bomba atomica, perché se cade qualche sbalestrato di questi che minacciano tutti i giorni la Corea del Nord, l'Iran, Putin e quanti ce ne sono ancora. Sono delle persone pazze, senza scrupoli, sono nelle mani di Satana. Sai quanto tempo ci vuole per distruggere una città? Non facciamo in tempo neppure a dire Signore aiutaci. Non è che facciamo in tempo a correre dentro. Sorella, nessuno te ne ha parlato. Perché fanno le prove negli Stati Uniti, negli stati più avanzati? Già si esercitano a cosa fare e come fare, però dove cade non si salva nessuno. Sul largo raggio, pian piano, ci sono delle pillole che aiutano. Non ti dice nulla tutto questo? Terremoti, pestilenze, carestia, che man mano i popoli continuano ad essere sempre più poveri. Tutto questo non è qualcosa che ci parla? Dobbiamo alzare la voce oggi più di quella di Amos. Signore aiutaci. Era tanto urgente il messaggio che gli stessi profeti non parlavano più, venivano ostacolati dagli stessi della stessa fede. Nel capitolo 7, verso 14, quest'uomo dice: guardate che io, la mia cultura, non sono stato alla scuola dei profeti, io facevo un altro mestiere. Leggiamo insieme nel verso 14. 7:14. Allora Amos rispose: io non sono profeta, né il figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo i sicomori. Egli non era stato alla scuola dei profeti, ma Dio lo aveva chiamato e gli aveva dato, e lì dov'era, a Tecoa, nel paese suo era Tecoa, era un fortino. Tecoa si trovava dove passavano, erano di passaggio, viandanti che venivano da ogni parte di Israele. E proprio lì, perché allora non c'era la televisione, non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, bisognava parlare a tu per tu con le persone. In questo paese di Tecoa era un fortino e una strada di passaggio, come leggiamo nel capitolo 1, verso 1. Leggiamolo insieme. Dice così: parole di Amos, uno dei pastori di Tecoa, che ebbe in visione riguardo a Israele al tempo di Uzia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Dio perché parlava? Perché Dio doveva arrivare a un grande terremoto che 2 anni dopo arrivò, nel 755 a.C. Dio voleva risparmiare il popolo, ma il popolo non ne voleva sapere. I profeti stessi avevano perso la voglia di profetizzare in un popolo che non ascoltava. Allora Dio, in quel posto di Tecoa, lì era una zona di passaggio dove c'era un andivieni di carrettieri con delle locande, fu proprio lì che Dio lo chiamò e gli disse: a tutti questi che vanno e vengono, dagli questo messaggio, perché c'è un giudizio davanti, un grande terremoto 2 anni prima lo chiamò Dio e gli disse: profetizza, digli che si ravvedano, così non arriverà il terremoto. Non ubbidirono, il terremoto arrivò, ci fu una grande distruzione. Hai sentito riguardo al terremoto che cosa aspettano i grandi sismologi del mondo? Tutti aspettano un grande terremoto che sarà al di sopra degli 8 gradi della scala Mercalli, perché ci sono degli spostamenti. Loro lo vedono sotto il profilo scientifico, ma Dio dice che negli ultimi tempi questi fenomeni saranno così forti, così continui, che Dio ce ne liberi. Ma perché stiamo parlando questa mattina? Proprio per trovare il rifugio in Dio, tornare a Dio, dare il primo posto a Dio, esattamente come dice qui. Che cosa dice il Signore a noi credenti? Il Signore ci invita, a noi credenti, non dobbiamo essere professionisti per poterlo fare, noi che abbiamo sperimentato la grazia di Dio, e mentre siamo in preghiera col Signore, mentre viviamo il nostro rapporto di comunione con il Signore ci parla e noi dobbiamo dire, dobbiamo parlare. Non solo Amos, anche tu, anche io. Il Signore Gesù nel capitolo 10, verso 27 di Matteo, dice così: quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Che cosa vuole dire questo? Sorella, che cosa vuole dire? Quando noi il Signore ci salva e siamo nati di nuovo, riceviamo dei messaggi da parte del Signore. Quando siamo in preghiera, il Signore ci parla, i messaggi che dobbiamo dare ai nostri amici, ai nostri familiari, ai nostri colleghi. Se poi abbiamo un altro mezzo, un pulpito, dovunque ci troviamo, quello che il Signore ci dice, noi lo dobbiamo dire, ma lo dobbiamo proclamare. Quello che vi dico in segreto, in preghiera, lo dovete dire sui tetti. Che vuol dire sui tetti? I tetti dell'Oriente erano piani, salivano sopra e proclamavano alle persone che passavano, come sto facendo io in questo momento, attraverso questo pulpito raggiungiamo mezzo mondo, e dobbiamo continuare in questo modo per proclamare che il Signore parla e vuole che torniamo a Lui prima che sia troppo tardi. Rileggiamo questo verso, così lo comprendi anche tu che sei responsabile davanti al Signore. Quando il Signore ti parla da dire qualcosa a qualcuno, lo devi fare. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. Quello che udite, dettovi dall'orecchio, predicatelo sui tetti. Quello che il Signore ti dà quando sei in comunione con Lui, annuncialo. Amos si trovava in un tempo come questo. Nel capitolo 7, dal verso 12, è proprio una fotocopia. Poi Amasia disse ad Amos: «Ve gente, vattene, fuggi nel paese di Giuda, mangia il tuo pane laggiù e là profetizza». Amasia era un sacerdote. Un sacerdote avrebbe dovuto dire: tu sei profeta, io sono sacerdote. Un po' come fece Esdra con Neemia. Si misero insieme, Neemia costruì le mura ed Esdra amministrò la legge di Dio e ci fu un grande risveglio. Invece questi sacerdoti qui erano come quelli di questo tempo. Dicevano al profeta: vattene in un'altra città, fatti dare da mangiare da qualcuno e parlala per piacere, perché non ti vogliamo sentire. Hai capito perché era un tempo come questo e noi non ci dobbiamo fermare. Credente, tu non ti devi fermare. Ai tuoi colleghi, ai tuoi vicini, dove ti trovi, testimonia del Signore, perché l'Evangelo deve essere predicato. Non ci vuole un grande, dobbiamo essere per forza stati a una scuola biblica, dobbiamo essere tutti per forza come Paolo, istruiti, che doveva diventare il prossimo Gamaliele. Lui dice: io non sono profeta, io ero un mandriano. Le scuole sono diverse tra quelle di Amos e quelle di Paolo, però hanno una cosa in comune, hanno un messaggio che viene da Dio, anche tu ce l'hai. Se tu sei nata di nuovo, se tu sei nato di nuovo, Dio, oltre ad aver operato nella tua vita, ha il messaggio, il minimo della tua testimonianza, che Cristo ha cambiato la tua vita, ti ha salvato e ti senti diverso, ti senti diversa. Gloria sia resa a Dio, non è cosa da poco. Benedetto sia il Signore. Guardiamo come continua nel verso 13. Amasia era un sacerdote, diceva: vai a un'altra parte. Ma a Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale. Cioè, come dire, e questo voleva dire, non parlare al re, che questo si arrabbia quando gli dici che deve morire perché non si ravvede. Non sono un professionista, dice Amos. Nel verso 14 dice: ma io sono stato costretto di parlarvi. Non sono stato alla scuola dei profeti, non sono stato nello stesso studio, nella stessa scuola dove è stato il sacerdote. Il verso 14, guardiamo cosa dice. Allora Amos rispose: ma io non sono profeta, né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo i sicomori. Ma il Signore mi ha chiamato e mi ha detto, leggiamo il verso 15, tu sei una persona chiamata, se sei nata di nuovo, devi testimoniare. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: va, profetizza al mio popolo, a Israele. Il nostro messaggio viene da Dio, noi dobbiamo ubbidire a Dio, sorella. Noi dobbiamo ubbidire a Dio, fratello, perché nel mondo che viviamo non vogliono sentire. Noi non è che dobbiamo far sentire chi siamo noi. Dobbiamo annunciare il Vangelo perché siano salvati. In 1 Corinzi 9,16 c'è qualcosa che interessa pure a te e a me. Dice così: perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne imposta, e guai a me se non evangelizzo. Cioè, il Signore ci ha chiamati ed ogni volta ci ricorda che noi dobbiamo predicare il Vangelo, noi dobbiamo testimoniare di Cristo. Questo è l'ordine che ha ricevuto ogni credente. Nel capitolo 28 di Matteo, dal verso 18 al verso 20, sei inclusa pure tu, sei incluso pure tu. Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate, in questo andate c'è ogni credente, tu ed io, dunque fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo argomentare su certi argomenti, ma questo è un comandamento del Signore. Nel verso 20 dice così: insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Il Signore ci chiama Ci ha chiamato ed ogni volta ci dà il messaggio giusto per ogni occasione. Noi dobbiamo saperlo dare, e se tu hai dei messaggi e non li esprimi, è ora che lo cominci a fare, perché così facendo cresci nell'amministrare le cose che Dio ti ha dato, perché se mai cominci, mai lo sai spiegare. E man mano il diavolo questo vuole, che tu non parli di Gesù. Ma Gesù dice, è un'altra delle profezie che dobbiamo vedere in questo tempo, deve essere così, in Matteo 24,14, che questo Vangelo deve essere portato a tutte le nazioni, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Chi lo deve fare? Noi credenti. Tu credente devi fare questo, devi collaborare nel miglior modo che puoi, senza fermarci. Dobbiamo muoverci, benedetto sia il Signore, portare il Vangelo da tutte le parti. Sempre dobbiamo continuare, gloria sia resa al Signore, dobbiamo aiutare, predicare e portare avanti questo. Non so se ti ricordi, un po' di tempo fa abbiamo chiesto un po' di aiuto per la Turchia dove c'era il terremoto, e grazie a Dio abbiamo potuto collaborare, grazie a voi che lo avete fatto. Per il Pakistan abbiamo fatto la stessa cosa per portare roba da mangiare, ma insieme a questo dobbiamo portare la parola del Signore. Ho chiesto quanto costava un Vangelo di Giovanni, mi hanno detto uno come questo, che costava lì 1,50 €. Abbiamo detto 1,50 €, ma noi dobbiamo provvedere anche questo. Dobbiamo portare il pane per mangiare, ma dobbiamo portare anche il pane del Vangelo. E oggi mi ha chiamato il fratello che ha potuto fare 20.000 Vangeli, che il Signore ci ha dato grazia di sostenere questa opera, e noi lo continuiamo a fare con il vostro aiuto e con il nostro, il meglio che possiamo. Dalla tipografia usciranno in questa settimana 20.000 Vangeli, sono molto più grandi di questo, perché queste 80 pagine, quelle 104 pagine, mi ha detto un bellissimo lavoro, perché noi dobbiamo predicare il Vangelo e portare la parola del Signore in tutte le direzioni. Dio come credenti ci ha chiamati a questo, e dobbiamo collaborare con la voce, con il cuore, con il portafogli, con la vita. La vita mia per te spendere vorrei, l'abbiamo cantato. Che cosa vuole dire? Vuole dire questo, gloria sia resa al Signore. Sono così ansiosi quei gruppi di credenti che c'è un bel risveglio, dove ci sono centinaia di centinaia, in questi giorni ci sono 5 o 6 giorni di festa musulmana, e li vogliono distribuire 20.000 nuovi testamenti. Grazie a voi, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a voi, grazie a tutti noi che possiamo collaborare, perché noi dobbiamo portare il messaggio del Vangelo in tutti i modi, per televisione, sui social, dove vogliamo. Rileggiamo Matteo 24,14. Noi abbiamo una grande chiamata, noi credenti, non siamo come il popolo di Israele. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Gloria sia resa a Dio. Sì, sì, sì. Il popolo di Israele gli era stato un compito di raggiungere la terra promessa, ma era circoscritta dal mare e dai fiumi. Noi dobbiamo portare il Vangelo in tutto il mondo, perciò abbiamo molto da fare, non ci fermiamo. Il messaggio del Vangelo è importante, perché tu quando testimoni e ti dedichi per onorare il Signore, tu ricevi nuova rivelazione, ricevi ispirazione, la tua vita si rigenera. Quando tu parli del Signore senti l'ispirazione che si rinnova, diventi più giovane. Io quando parlo del Signore con te mi dà vita, mi dà nuova vita, mi fa sentire più giovane. perché lo Spirito Santo è all'opera. Lo stesso Gesù di Paolo, lo stesso Gesù di lo stesso Vangelo di Gesù, lo stesso Vangelo di Paolo, quello dobbiamo portare. In Matteo 10, 27 e 28, leggiamo un'altra volta il 27. Cosa ci dice? Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. Quello che udite detto all'orecchio, predicatelo sui tetti. Senza temere di niente e di nessuno. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non temiamo gli uomini, ma Dio. Alleluia, alleluia. Tu sei inclusa, credente, in questa missione. E io ringrazio Dio per te, per tutto quello che hai fatto per questa opera, perché questa è l'opera che il Signore vuole. A Dio sia la gloria. Non è facile, ma noi lo dobbiamo fare. Non era facile al tempo di Amos, non era facile neppure al tempo di Geremia. Il grande profeta Geremia non trovava facilitazioni nel suo modo di predicare Dio, di predicare la parola che Dio gli dava. Leggiamo in Geremia capitolo 20, verso 10. E così noi dobbiamo essere pronti, poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunciatelo e noi lo accuseremo. Dicevano di Geremia di denunciarlo, così lo toglievano davanti ai piedi. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono forse si lascerà sviare. Noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Cioè, mentre Geremia serviva il Signore aspettando ogni giorno la parola che gli veniva data, intorno a lui c'erano di quelli che guardavano come poterlo incastrare per fermarlo o metterlo in prigione. E ce lo misero pure. E poi lo scesero anche in una cisterna. Non è sempre facile, ma non temere, perché il Signore è con te. Religiosi e parenti aspettavano di vederlo sviato come loro. Ma lui nel verso 9 dice così. Bellissimo, se dico io non lo menzionerò più, cioè se non predicherò, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo ma non posso. Non riusciva a stare zitto, non riusciva a fermarsi. Signore, riempici di Spirito Santo. Prega che lo Spirito Santo ti riempia della sua presenza, così anche tu, quando loro ti aggrediscono, quando quelli intorno a te vogliono che tu stai zitto, tu fai come San Paolo, che approfittava dell'occasione di trovarsi davanti al re Agrippa, anziché pensare che lo poteva condannare da un momento all'altro e togliergli la vita, lo stava facendo diventare cristiano. I credenti non li ferma nessuno quando noi siamo infuocati dallo Spirito di Dio. Non ci riesce nessuno, ma neppure il diavolo. Rileggiamo questo verso, il verso 9. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo ma non posso. Bellissimo. Dice, sento che devo parlare perché il Signore è con me. Nel verso 11, qua dove viene la forza? Da Dio stesso. Così sarà con te se tu cominci a fare quello che il Signore ti dice. Senti sempre la sua presenza nella tua vita. Ma il Signore è con me come un potente eroe, perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno, saranno molto confusi perché non riusciranno, la loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata. Abbiamo già letto, rileggiamo in Romani 8,31, è un'assicurazione per tutta la vita. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Poiché Dio è con noi. Sai, ti voglio dire che è e sarà anche per te così. Attenta, attento fratello, non solo quelli intorno a te, ma anche il diavolo poi ti dice: ma dove vai? Ma tu sei un mandriano. Cioè il diavolo ci dice nella testa che noi non siamo adatti, forse un altro è più bravo di noi. No, 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 no. Non siamo adatti. Siamo adatti per il bestiame. Ma Amos non si ferma, dice: ma io mi ha dato un messaggio il Signore, io devo testimoniare che il Signore ha cambiato la mia vita. Io ero presso gli animali, ma adesso io sono un messaggero di Dio. Tu sei una messaggera di Dio, non ti devi fermare. Ma tu che sei nato di nuovo, che egli, per lui, per il Signore, non sei una persona di seconda classe. Quelli nati di nuovo sono persone di prima classe per il Signore. Prima classe voglio dire che ricominciamo da capo, però ricominciamo col piede giusto. Leggiamo cosa dice Gesù nel Matteo 11,25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ma cascianda! Qui non vogliamo lodare l'ignoranza e neppure quelli che hanno studiato. Dio ci guardi da questo, no. Non vogliamo lodare l'ignoranza, ma è un nuovo inizio di una nuova scuola. Leggiamo nel verso 26. Nascere di nuovo non è che noi possiamo dire: io già sapevo tutto. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Tutti hanno iniziato così. Tu non devi essere un grande professionista per servire il Signore, per testimoniare del Signore. Non ce n'è uno che ha cominciato diversamente, grandi o piccoli, teologi, chiunque. Anche Mosè cominciò così. Aveva su per giù l'età mia. Farò 80 anni tra poco, lui partì a 80 anni. Ebbene, abbiamo altri 40 ancora da andare avanti. Grazie, Signore. Il Signore non ci prende formati, ma ci forma. Quello che è importante è che tu ti lasci formare dal Signore. Man mano che ascolti ciò che ti dice, tu trasferiscilo. Sii ubbidiente nelle piccole cose, sii fedele nelle piccole cose e vedrai come il Signore ti fa crescere. Anche nella chiesa di Corinto era così. Primo Corinzi 1,26 dice così. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. E beh, all'inizio dobbiamo essere tutti umili da ricevere Cristo nella nostra vita. Ma poi, se guardiamo in questa Chiesa, nei capitoli 12 a 14, fammi parlare con la sorella, toglimi quel verso. Ma poi, questi che sembravano così, come dice Gesù, erano di quelli che erano arricchiti dei doni spirituali. Dal capitolo 12 al capitolo 14, sono 4 capitoli, pieni di doni spirituali. Il regno dei cieli non è come pensiamo noi. Man mano che noi cresciamo, il Signore si rivela, ci unge, dà i Suoi carismi e noi li amministriamo. E questa è un'altra scuola che c'è lo sviluppo dei doni spirituali, ma per il regno di Dio. Pure Nicodemo, che era un grande teologo del tempo, dovette partire da capo. Questi sapienti che sanno tutto, quello è un altro livello, grazie a Dio per tutto quello che le persone sanno. Ma quando andiamo al Signore dobbiamo cominciare da capo, con Lui, come bambini, e dobbiamo poi crescere. Così ha detto e così dice il Signore. Perché tutto quello che abbiamo studiato e fatto può essere utile dopo, ma per cominciare dobbiamo essere così. C'è lo sviluppo dei doni spirituali, ma per il regno di Dio. Pure Nicodemo, per diventare discepolo di Gesù, cominciò dalla nuova nascita. Nel capitolo 3, verso 4 di Giovanni, noi li dobbiamo sapere queste cose, perché se no ci confondiamo. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Ebbene, Nicodemo era un grande del suo tempo, un grande teologo e maestro. Ma dovette imparare da Gesù. Lui era bravo nella scuola rabbinica, aveva tutte le tecniche dei messaggi come dovevano essere fatti, ma aveva bisogno di nascere di nuovo, di cominciare da capo. Comprendeva bene il metodo rabbinico, c'era pure scritto nell'Antico Testamento, ma la testa non gliel'aveva permesso, perché questa è rivelazione. C'era scritto nell'Antico Testamento che bisognava nascere di nuovo? Certo. Leggiamo il profeta Ezechiele, capitolo 36, dai versi 24 al 27. 36. Capitoli 36. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi condurrò nel vostro paese. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Vedi? C'era scritto. Ma Nicodemo non lo sapeva interpretare. Gesù gli dovette far cominciare da capo per dire: devi nascere di nuovo per poter entrare nel regno dei cieli. Con un alto costo, Nicodemo si convertì al Signore, eppure comprese, ma dovette cominciare da capo anche lui. Leggiamo nel capitolo 19, verso 39, Nicodemo era un fedele discepolo di Cristo. Nicodemo, quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una misura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Cioè, Nicodemo aveva incontrato Cristo. Era nato di nuovo, seguiva Cristo, non chiaro come Pietro, ma era un discepolo di Gesù Cristo, perché il costo della mirra che portò era altamente di un grande valore, circa 30 kg di mirra a quel tempo costava Eppure questo discepolo nascosto era nato di nuovo. Era un grande teologo, ma attenzione, ebbe bisogno di cominciare esattamente come quelli che Gesù ha detto. In Matteo, Matteo 11:25 e 26. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Nicodemo era sapiente e intelligente, ma per diventare discepolo di Cristo dovette passare anche lui ad essere come un piccolo bambino. E così incontrò il Signore. Nel verso 39 abbiamo letto che questo discepolo, che era nato di nuovo, offrì insieme con Giuseppe d'Arimatea per il seppellimento di Gesù. Leggiamo nel verso 40. Con un alto costo della mirra, con Giuseppe d'Arimatea lo seppellirono. Leggiamo insieme. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Ora, Nicodemo era nato di nuovo, aveva sperimentato la grazia del Signore. Come te che sei nata di nuovo, sei nato di nuovo, che senti questo rinnovamento del desiderio di nutrirti delle cose spirituali. Senti proprio un desiderio di ascoltare sempre di più, perché questo è il rinnovamento che viene nella nostra vita quando lo Spirito Santo inizia. Non è che ti trovi chissà come, hai un desiderio che ti porta a avere sempre più fame di ascoltare la parola del Signore. Ma anche qui la sua rivelazione era parziale. Restando con Gesù, non aveva ancora capito che Gesù doveva risuscitare. Però la dimostrazione del suo amore per Gesù portò 30 kg di mirra e insieme con Giuseppe d'Arimatea lo presero e lo misero nella tomba. Era nato di nuovo, era discepolo, ma non aveva capito che Gesù doveva risuscitare. Anche noi non abbiamo capito tutto, ma siamo anche oggi alla scuola del Signore. Pertanto, testimoniamo di quello che ha fatto nella nostra vita, perché Egli ha cambiato la nostra vita ed ha cambiato il nostro destino eterno. E noi credenti nati di nuovo, non se apparteniamo ad una denominazione o all'altra, non ha nulla a che vedere. Credenti nati di nuovo, quella è la Chiesa di Gesù Cristo, coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e ogni giorno chiediamo al Signore di lavarci e purificarci come Gesù ha detto, che ogni giorno abbiamo bisogno di essere lavati da Lui, perdonati, purificati, per avere costantemente la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Siamo alla scuola del Signore, pertanto testimoniamo di quello che abbiamo sentito e visto. Non saremo sicuramente dei grandi predicatori come Amos, che dichiara: guardate, io uso un linguaggio diverso perché il Signore mi ha chiamato. Non era un istruito come Paolo, ma aveva in comune qualcosa, un messaggio datogli dal Signore. A te che il Signore ti parla, che sei nata di nuovo, a te che sei nato di nuovo, Il Signore ti parla dove sei, proprio come Amos che lo chiamò a Tecoa, perché lì era un punto dove tutti passavano. Il Signore ti ha messo nella tua casa, nel tuo parentato, come fece Cornelio, chiamò tutto il parentato per dire: ascoltiamo cosa ha il Signore da dirci. La sua casa diventò un punto di riferimento dove i gentili, noi abbiamo conosciuto il Signore per mezzo della sua testimonianza, perché se no i giudei non entravano nelle nostre case se Dio non avrebbe parlato a Pietro e se non c'era Cornelio preparato. Tu sei uno strumento nelle mani del Signore, proprio dove Dio ti ha messo. Puoi avere la prima elementare o puoi avere gli studi più alti del mondo. Per Dio è tutto da ricominciare. Perciò testimoniamo del Signore, che lo Spirito Santo alimenta ciò che c'è di suo nella nostra vita e lo Spirito Santo si serve di te e di me. Vogliamo ringraziare il Signore che pure oggi ci ha parlato? Sì. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola, perché Tu non ci prometti rose e fiori mentre siamo qui. Avremo delle difficoltà, ma con Te siamo più che vincitori e nessuno ci toglie il cielo. Il meglio sta davanti quando camminiamo con Te. Benedici ogni sorella, ogni fratello che siamo stati insieme ed insieme, Figlio dell'Iddio vivente, vogliamo dare lode, onore e gloria a Te, nostro Dio, Salvatore e Signore, a Te Gesù. Rendiamo tutta la gloria e Ti promettiamo di volerci consacrare proprio come abbiamo cantato. La vita mia per Te spendere vorrei, oggi e fino all'ultimo respiro. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Se ci sono dei versi che ti hanno parlato, vai a leggerli e condividi questo messaggio con i tuoi amici. Fai da tramite per portare il Vangelo ad ogni creatura. In questo tempo, insieme a persecuzioni, avremo tanto. Amos 3,4, 3,8, 3 da 1 a 8, Amos 7,14, Amos 1,1, Matteo 10,27, Amos 7 da 12 a 15, 1 Corinzi 9,16, Matteo 28, 18 a 20, Matteo 24, 14, Matteo 10, 27 e 28, Geremia 20, 10, 29, 20, 11, Romani 8, 31, Matteo 11, 25 e 26, 1 Corinzi 1, 26, Giovanni 3, 4, Ezechiele 36, 24 a 27, Giovanni 19, 39 e 40. E anche oggi Dio ci ha parlato. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle ore 20 per il culto di adorazione. E insieme adoriamo, cantiamo e lodiamo Dio. Ci vediamo stasera. Dio ti benedica.